Buongiorno a tutti cari amici di Valdo TV, ci troviamo a Feltre in Piazza Maggiore e siamo qui in occasione della 32esima benedizione del motociclista, perché è arrivata la primavera. E a primavera cosa si fa? Si cura l'orto, si cura il giardino, ma si tira anche fuori la moto, e quindi rombo i motori. Cosa state preparando di buono? Intanto stiamo preparando un benvenuto per i soci del motoclub. Dopo, chi si vuole unire a noi per un prosecco o per un po' di formaggio o quello che troviamo qua, le uova che sono... Quanti siete più o meno? Vedo che c'è già una buona confluenza. Guarda, non ho idea, ma qualche migliaio. Quindi è una cosa molto grande e molto, molto sentita, soprattutto qua nella vallata Feltrina, questo raduno. Daniele Gozza, presidente del motoclub di Feltre. Mamma mia, quante moto! È bellissimo! Ed è solo l'inizio, perché se stai qua ancora un'oretta saranno, penso, 10 volte tanto, perché di solito questo evento porta intorno alle 5.000 moto tutti gli anni e sta crescendo di anno in anno. Si autoalimenta, perché comunque l'organizzazione la facciamo sempre centellinata. Siamo attenti, anche ieri abbiamo fatto un motogiro di oltre 450 moto in Agordino con un rinfresco strepitoso, perché veramente anche i ragazzi di Agro sono impegnati tantissimo. E niente, siamo qua, è un po' in tensione, perché sai, gestire 5.000 moto hai sempre un po' di tachicardia che va tutto bene, però insomma, ormai questa è la 32esima edizione e diciamo che siamo abbastanza... Ci avete fatto l'abitudine. Sì, ci abbiamo fatto l'abitudine, però sai, sei sempre un po' agitato, sì. Comunque siamo contenti, perché insomma il pubblico ci dà sempre un gran merito, insomma. Moto che provengono da tutta Italia, si può dire? Allora, questo qui è uno dei più grandi eventi italiani in una giornata, a livello di numeri. Diciamo il grosso flusso comunque è il Triveneto. E poi abbiamo tantissima gente che viene da Milano, che viene da Lombardia, gente che ci ha chiamato, che ha prenotato, che dormono. Abbiamo gli alpini, il gruppo Alpini Motociclistici di Milano, che loro vengono qua anche in tanti. È anni che collaboriamo, perché la sede di venerdì sera a sabato sera la facciamo in caserma Zanettelli. Dunque abbiamo collegato il motoclub degli Alpini con la caserma Zanettelli, così crea insomma un contesto strepitoso. E comunque il grosso comunque è dal nord Italia, sì. E visitate dei bellissimi posti. Cosa ne pensa dei posti del Bellunese, della provincia di Treviso, come posti dove andarsi a fare un bel giro in moto? Ecco, vorrei che consigliasse anche ai nostri telespettatori un giro da fare, dove, dato che ci segue prevalentemente questo bacino di persone. Allora guarda, noi qua abbiamo un teatro che sono le Dolomiti, e dunque è già naturale, no? Dunque qua ogni strada qua è un divertimento. Lo scopo dei nostri eventi comunque è proprio quello di far scoprire il territorio. Ecco perché ogni anno andiamo in una realtà diversa. Quest'anno abbiamo il Nevegal, l'anno scorso avevamo centro città di Feltre, 2 anni fa eravamo Belluno, abbiamo fatto Limana, abbiamo fatto tutte zone, diciamo, di turismo che diamo per scontato che la gente vede, ma in realtà il centro di Belluno di 2 anni fa, per dire, tantissima gente va Cortina, va a fare giri, e non si è mai fermata in centro città Belluno per vedere comunque le splendori di Belluno. L'anno scorso a Feltre è uguale, e noi proprio scopriamo, diciamo, i vari territori. Dopo qua da noi, sai, ogni strada, ogni passo è divertente. Se uno viene in provincia di Belluno a fare un giro in moto, può andare ovunque, che trova solamente un divertimento. E un'ultima domanda: partite a Feltre, arrivate in Nevegal, cosa toccate nel mezzo? Allora noi facciamo, diciamo, la strada più dritta possibile, perché sai, con un corteo di 5.000 moto diventa improponibile passare per i centri e così. Allora facciamo, diciamo, tutta la sinistra Piave, le varie circonvallazioni, arriviamo a Ponte nelle Alpi e dopo da Quantina andiamo direttamente in Nevegal. Ieri invece, che abbiamo fatto un motogiro che è un po' più piccolo, tra virgolette, perché eravamo 450 moto, abbiamo fatto Fiera Primiero, abbiamo fatto il passo Cereda, così abbiamo fatto vedere un bel passo, siamo fermati a Auro per questo rinfresco e siamo rientrati per la Val del Mis, la cosiddetta strada della California, che sono posti che anche là la gente era stata strabiliata. Stamattina poi siamo andati su in comune, perché noi, per dire, lo scopo di questo evento è ogni anno fare una donazione a una realtà che lavora nel sociale. Quest'anno abbiamo dato a questa associazione che lavora con dei ragazzi purtroppo malati psichici, che, ma insomma, sarebbe bello che non esistessero queste associazioni, perché tutti stessero bene, però ci sono. Allora noi ogni anno quel poco che possiamo dare facciamo queste donazioni, perché il scopo nostro comunque è quello di aiutare il sociale il più possibile, insomma. La mascotte del Motoclub Feltre, questa si chiama Luna. Ciao Luna! Picco!
piccola bella. Abbiamo trovato un gruppo di motociclisti che viene da Ponte nelle Alpi. Ponte nelle Alpi, e siete pronti, siete carichi per questo bel giro? Certo. Vedo anche una motociclista in mezzo a tutti questi uomini. Ciao. Ciao, sono Yasmin e sono di Belluno. Di Belluno, guidi anche tu la tua moto o sei accompagnato? Guido io. Veniamo giù tutti gli anni, è un appuntamento che non può mancare, anche perché poi è sacrosanto, inizia la stagione con la benedizione, quindi... E dimmi un pochettino qual è stato il primo giro che hai fatto. Quello che ho fatto, gli ho rubato la Vespa a mia mamma e avevo 12 anni. La passione per la motocicletta, cosa vuol dire in due parole? È meglio di una donna. Il signor Aprio, dalla passione per la motocicletta anche guidatore esperto del Pullman, mi racconti un pochettino di questa sua passione per i motori allora, perché vanno da quello piccolo così a quello lungo così. Beh, i motori è una passione che si coltiva da piccolini, no? E allora dai trattori del genitore alle moto militari, perché ho fatto militare in moto, e si passa al Pullman. Pullman gite, si è sempre in mezzo alle persone, è un qualcosa che hai dentro, perché chi non lo fa per passione si vede subito. Moto Guzzi, anno? 1949. Un pezzo di storia. Certo. E dove l'ha tirato fuori questo gioiellino? È un regalo che mi è stato fatto. E com'è andare con una moto del genere? Divertentissimo. Qual è la particolarità rispetto a delle moto più nuove, più tecnologiche? Che non si ferma mai, che questo è il modello Astore 500. E qual è, cos'è questa particolarità? È un elemento accessorio? No, è stato un esperimento fatto da Carlo Guzzi, perché questa qui in pratica al tempo era la moto Gran Turismo della Guzzi, super moleggiata e super comoda. Mi hanno appena ripresa perché anziché dire biker ho detto motociclista, ma qual è la differenza? Perché tanti sbagliano a dire come me. Guarda, basta che cominci a guardarci, ci osservi un pochino, guarda la tela differenza, guarda che bel mondo che abbiamo qua attorno. Quanto tempo è che coltiva questa passione per la motocicletta? Un po' di anni. Quanti bei giri ha fatto e cosa ne pensa del territorio bellunese come territorio da esplorare per fare giri in moto? Bellissimo, lo conosco bene, per fortuna, per mia fortuna, ma guarda, se tu guardi la mia moto, ha solo 100.000 km, solo questa però, quelle prima non te le racconto. Qual è la cosa che più di tutte le fa piacere, la moto o l'andare in giro? L'andare. Quindi due guide alla motocicletta. Beh, lui. Il più bel giro che avete fatto? Il viaggio di nozze in assoluto. Che dove siete stati? 500 km, siamo stati a Barcellona, in Svizzera, in Spagna, in Francia, dappertutto. Abbiamo fatto 6.500 km in 15 giorni. E quindi avete inaugurato bene anche questo matrimonio. Matrimonio, sì, sì, siamo andati in chiesa. Ah, quando ci siamo sposati, con la moto, in chiesa, col vestito, tutto quanto, e poi abbiamo fatto il viaggio, sì. Sono nato in moto. Nato in moto, e come è successo nascere in moto? La passione che mi so coltivata sempre. La prima moto? È la prima moto non da 500, pur. Ancora battuta un par di volte, dopo ho cambiata e... Ma serve qualche volta cadere per rialzarsi, no? Per imparare ad andare. Come nella vita, anche in moto, sì. Se non te fai che l'esperienza è mettere il culetto a terra, non è facile poi capire che se vai oltre il limite, sai che la moto è un pericolo costante. Quindi casco sempre ben allacciato. Sì, sicuramente. Protezioni. Qual è il decalogo del buon motociclista? Rispettare le regole e non bere. No, non bere mai, perché l'alcol ti porta all'euforia e dopo, quando hai sbagliato, sei per... Anche perché la moto dà quel senso di libertà ed è presto, no? Accelerare. In un attimo sei sopra i 100 all'ora, e sopra i 100 all'ora quando cadi è difficile dopo riuscire ad alzarsi. Oh, no.
Cosa ti diverte di più dell'andare in moto? Ma diciamo l'adrenalina che ti dà e poi è una passione, hai capito? Ma tu sei piccino e già vai in moto, vai, senti come romba il motore. Quanti chilometri, quali sono i più bei posti che hai visitato? Beh, sicuramente l'Italia è tutta da visitare, ha di quei posti incredibili, specialmente la Sardegna che ogni anno l'appuntamento è immancabile. Chilometri dipende sempre dal tempo, quindi siamo sui 12.000 all'anno, dai, ci può stare. Io me li immagino un pochettino questi motociclisti che sperano, dai che finisce l'inverno, un po' così, vero? Un po' così, sì, si mettono via gli sci, si mette via la tavola da snowboard e si prende la moto. Quindi sei un appassionato dell'adrenalina, mi stai dicendo? Assolutamente sì, poi comunque condividere queste cose con degli amici è sempre bellissimo. È il top. È il top, sì, assolutamente. Casco sempre ben allacciato. Sì, assolutamente, la sicurezza prima di tutto. Poi siamo biker o siamo motociclisti? Siamo biker. Cosa significa essere biker e cosa significa essere motociclista? È una filosofia di vita, bisogna averlo dentro, si nasce biker e viva la festa! Harley, che passione! Tanta, dopo aver passato 9 stradali abbiamo passato a questo, anche perché abbiamo 3 figli e bisogna andare più piano, però diventa una passione bellissima. La moto è una passione che può coinvolgere proprio tutti. Tutto in tinta sei, ma che bella moto! Dimmi un pochettino qualcosa di più di questa moto, dove ti ha portato anche? Fino in Croazia. Fino in Croazia, il viaggio più lungo che hai fatto, oggi ti trovi qua a Feltre per prendere la benedizione. Tutti gli anni, sempre. Immancabile questo. Immancabile. Tutte le moto che ho avuto, sempre venuto a fare la benedizione. Dimmi un pochettino, cosa vuol dire essere motociclista? Libertà, voglia di viaggiare, fare amicizia, conoscenza con gente nuova. Guarda che bella moto, una moto fatta per viaggi lunghi, intensi. Queste qua sono fatte per strade americane, sono fatte per viaggiare, fatte per far chilometri. Il giretto attorno a casa con questa moto non conviene. Quanti bei posti ha visitato grazie a questa bella bestiolina? Beh, l'Irlanda l'ho fatta un paio di volte, ho fatto l'Islanda e l'Europa la giro completamente. Cosa significa per lei essere motociclista? Beh, è una cosa che nasce da giovane con il primo Caballero, famoso Fantic Caballero, e da lì è nata la passione, parliamo di 45 anni fa, e praticamente l'ho sempre tenuta nel sangue la moto. È un qualcosa che non significa solo libertà, ma significa conoscere gente, conoscere posti, quindi anche il capire cosa c'è attorno al mondo della moto, che non è solamente il raduno, è anche il conoscere le persone, conoscere tantissima gente con tantissimi problemi e quindi condividere proprio la vita, è una filosofia di vita. Moto, una filosofia di vita, bellissimo. Però non dimentichiamo che anche il sacrificio di chi si compra solamente una Vespa è un motociclista anche lui. Cioè, dobbiamo avere rispetto e soprattutto per la nostra sicurezza, proprio vivere la moto con passione e non solamente per farsi vedere. Motociclismo, una passione che si coltiva in momenti di festa come quello di oggi qui a Feltre. Ci salutiamo e ci vediamo al prossimo servizio. Ciao i bikers! Così, perché fanno così i bikers.